Wow, grande amici del tubo, ben ritrovati qui su Calcio, ragazzi, nuovo episodio, dovrebbe essere decimo. Amandina cara, laggiù sei? Let's go. Let's go, let's go. Abbiamo... voglio vedere cosa mi dice questa volta, perché... non sono sicuro di aver fatto la scelta giusta nello scorso... negli scorsi episodi con Connor, quindi... questa allora, come avete detto giustamente voi... infatti, questa secondo me è la mia tomba quando nel primo episodio ho fatto morire Connor per salvare l'ostaggio, vi ricordate? Nel primissimo proprio. Ma non ti copri tu che piove, bella? Salve Amanda. Connor, ti stavo aspettando. Ti va di fare due passi? Facciamo due passi. Complimenti, Connor. Hai trovato quel deviante e dimmi, cosa hai appreso? Segni sui muri. Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. Che altro? Boh, diciamo tutto. Ho allora trovato il suo diario, ma era cifrato. Ci vorranno settimane per decifrare. E la Madonna, addirittura. C'è mancato poco che tu catturassi quel deviante. Peccato si sia autodistrutto. Sì, ho sbagliato. Ha detto RA9 salvami prima di buttarsi. Avrei dovuto prevedere le sue mosse. Come va il tuo rapporto con il tenente Anderson? Insomma, sta migliorando. Comincio a comprenderlo e si sta abituando alla mia presenza. Beh, non era proprio questo che ti devo dire, però. Non c'è molto tempo. La devianza continua a diffondersi, non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. Dobbiamo fermarla, a tutti i costi. Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. Trova Anderson e indagate. Ah. Ma che suo sta Amanda qua? Mi aspetto delle risposte prima o poi, eh. Ah, siamo sempre Connor, ok. Hank tensione. Hashtag teso. Cerca il tenente Anderson. Allora, facciamo un giretto intanto. Che dite? Si può sbirciare dalla finestra? Ah, sì, si può. Cagnolone. Ah, sì, è vero che lui aveva il cane, l'avevamo visto nell'ufficio. Oh! Cos? Tenente Anderson! Forse era giusto venire per qui, quindi. Piano! Sumo! Siamo amici! Vero? So il tuo nome. Devo salvare il tuo padrone. Che ha combinato questo? Ubriaco Mar. Oh cazzo, c'è una pistola. Puoi prendere il tasto?
Black Lamb, 40% di graduazione alcolica. E sti cazzi. Revolver. Tracce di alcol. Ah sì, ok, l'ha bevuto. Non è che ci volesse un genio. Non dimmi che si è sparato. Ah no, no, ok. Nessun segno di trauma, meno male. È solo... esatto. Tenente. Come ti dico. Si svegli, tenente. Bah. Sono io, Connor. Dovrò farla riprendere, per il suo bene. Ma la avverto, potrà stare, essere sgradevole. Stupido androide. E sta lontano da casa mia. Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di lei. Ma che cazzo? Grazie in anticipo per l'aiuto. Ehi, che fai? Levati dai coglioni. Ma... Porta Egg nel bagno. Attacca. Bravo. Ma... attacca. È ubriaco come un cocomero questo. Cazzo, mi sento di merda. E te credo. Oh, lasciami in pace, pezzo di merda. Non mi muovo da qui. Dai, Cristo. Ma che cazzo stai facendo? Non mi serve un bagno, grazie. Scusi, tenente. Ma è per il suo bene. Oddio, poraccio, l'acqua ghiacciata. Chiudila! Chiudila! Che cazzo ci fai qui? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'era, così ho pensato di venire qui. Merda, forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua dal suo stesso androide del cazzo. Ma non puoi lasciarmi in pace. Pragmatico. Dovrebbe lasciar perdere il caso. Mi assegnerebbero qualcuno che mi sia d'aiuto nell'indagine. La tua indagine? È solo questo che ti interessa? Eh? Ascolti, tenente, non è in lei. Dovrebbe... Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Vado via. Ho capito. Mi auguro che riesca a risolvere i suoi problemi personali. Di questo omicidio... cos'è che sappiamo? Hanno trovato un morto in un club privé del centro. Potrebbe essere coinvolto anche un androide. Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. Ho dei vestiti nell'armadio della camera. Vado io a prenderli. Ok. Qui, eccolo qui. Cosa vuole indossare? Non rompere. Hippie righe strisce. Righe? Dovrebbe cambiare qualcosa? Boh, vedremo casomai dopo. Portiamoli sti vestiti, dai. Hank, Cristo santo. Che schifo. Tutto bene, tenente? Uno splendore. Sì, sì. Alla grande. Dammi... dammi qualche minuto, ok? Ok, ok. Certo. No, ma perché me lo va a far vedere? Ma Cristo! Ma dai! Ma che è? Di ritirare immediatamente qualsiasi truppa presente nella regione. Ma la terza guerra mondiale va avanti. Nessuna replica dal Cremlino, ma è evidente che la situazione stia precipitando. Numerosi accarezzalo, dai. Sono lo spettro di un terzo conflitto mondiale sempre più vicino. Come si chiama? Sumo, mi pare.
Allora, di qua non mi fa andare. Quindi evidentemente devo andare di qua. Vediamo. Forse c'è qualcosa qui. Ah. Autumn Blues. Mishnah Brothers. Vai. Encama Jazz. Ah, ok. Oh, basket. Fra? Che è sta roba? USA? Canada? Cosa c'era scritto? Ah, figata. Vabbè, dovevo fermarmi, raga, cioè, scherziamo. Cibo spazzatura di tutti i tipi. Che c'è qui? Questo è suo figlio, Easy. Non serve essere un androide che analizza le cose. Deceduto. Vediamo se la pistola mi fa vedere qua. Immaginavo. No, non dico niente, raga. Sì, era la scelta migliore, secondo me. Fai il bravo, Sumo. Tornerò presto. Che figurino, guardalo. Ok, qui non è che c'era, mi pare, un granché di... granché di niente, ecco. Da scegliere, insomma, mi pare abbastanza lineare. Proseguiamo. Qui direi Marcus, no? In linea di massima. E infatti. È una follia. Se ci beccano, siamo morti. Che facciamo? Troviamo il deposito della Cyberknife. Lì hanno i ricambi e il sangue blu. Seguitemi. Raggiungi il magazzino della Cyberknife. Jericho. Neutrale. Ma. Così? Proprio? Cioè. Vabbè. Evidentemente non c'è nessun umano qui. Di qua? Non devono vederci. Sì. E noi corriamo in mezzo alla luce e non devono vederci. Cheat. Su di qui? Attenzione. Hop, hop, hop. E ora che facciamo? Cerco un'altra strada. Ok. Penetrati, però vabbè. Oh, eccola là. Vi ricordo, ovviamente, se magari vi siete persi qualche dettaglio, stiamo andando a prendere i pezzi di ricambio per i nostri amici della... Ah, c'era una scelta, non ho fatto no, forse no, dai. Per i nostri amici di Jericho, no? Che si stanno un po' tutti via via spegnendo perché non hanno fluido. Il magazzino è più avanti, siamo quasi. Qua non serve neanche saltare, però. Siamo bombers. È un quarto d'ora che abbiamo X. Ok, ci siamo. I magazzini della Cyberlife.
semplice tutto quello che ci serve. Ma dobbiamo disfarci di quel drone. Ci penso io. Ok. Oh, bello, bello questa cosa. Precostruisci. Addio, no, funziona? Ah, ecco, no. Mi sembrava un po' troppo semplice. Ecco. Meglio di qua. Ah, no, non è giusto questo. Ah, ok. Allora di qua. Eccolo. No, troppo lontano. Aspetta, aspetta, aspetta. E poi preso, ok. Cosa abbiamo sbloccato? No, semplicemente la cosa giusta probabilmente. Vai Marcus. Porca boia, non mi aspettavo di dover premere. Ok. Tutto ok? Sì, sì, sto bene. Ben fatto, Marcus. Grazie, vecchia. Oh, finalmente un po' di feeling con lei. Portiamo via tutto. Ah, siamo già arrivati? Ispezione delle casse. Adesso qua pure. Ah, quelle là. Scusatemi, no. Oh. Piglia tutto, piglia tutto. Figurati se nessuno ci sgama. Ma c'è, ma guarda. State violando una proprietà privata. La vostra presenza è un'infrazione di livello 2. Informerò la sicurezza. John! Maledetta macchina! Ma oh Cristo! No, prendi e nascondi. John! Mi serve aiuto. John! Prima il drone e ora questo. Che fortuna. Porca boia, ragazzi, che ansia. Finiamo qui e andiamocene. Cercate del sangue blu. Ce ne serve ancora. Ok, cerca nelle casse più grandi. Che sarebbero? Di qua, dentro dobbiamo andare, eh? Sblocca. Cosa stiamo facendo? Tipo un cortocircuito per entrare? Ah, ok. Inscatolati. Non me l'aspettavo. Perché mai non siete come noi? Non volete essere liberi? No, li liberiamo. Potete unirvi a noi. Ok, Jericho rispettato. Siamo a pieno carico, andiamo.
Ah, va bene, ok, non dovevo fare niente. Portatemi con voi. Sta con loro, non possiamo fidarci. Ha rischiato per noi, non lasciamolo qui. Non possiamo portarli, è pericoloso. No, no, dai, lo portiamo, sì. Vengono con noi. Ecco, appena ho guadagnato un po' di fiducia. Non so dove trovare altre parti di ricambio. Ah, ecco. I camion sono carichi di biocomponenti. Hanno l'autopilota, ma con la chiave vanno anche in manuale. Dov'è la chiave? Là sotto, nel posto di controllo. Ci sono due guardie umane. Recuperate la chiave senza farvi notare. È un suicidio, Marcus. Siamo a posto, quello che ci serviva lo abbiamo. Scappiamo prima che ci prendano. Questo camion trabocca di ricambi, ce ne sarebbero per tutti. Non ci capiterà più. Se ci ammazzano, i nostri non avranno niente. È un rischio che non possiamo correre. No, raga, siamo in ballo. State qui. Balliamo. Se non torno tra 10 minuti, andate. Marcus. Vengo con te. No, vado da solo. Rischiare di perdere la vita in due non ha senso. Giusto. Ok, è un po' un'altalena questo rapporto con Nor. Trova la chiave. Apri. Qui no. Credo sia meglio entrare nello stanzino, no? Linea di massima. Opa. Ok. Bestiacci. Ma che cazzo avranno da abbaiare? Forse è il tempo. Odiano i temporali. Già, e io che volevo portare i miei figli in campeggio. Peccato, che palle. Ma è che è ancora in zona 4? Così pare. Dovrebbe aver già finito. Meglio qui che di pattuglia laggiù. Ok. Minacciare le guardie. C'è un altro modo? Causare un blackout. Oh, già questo mi piace di più. Quindi? No. Ma non ci vedono? Ah, ok. Sì, blackout. Manda in corto. Pianino e con calma. Mi hanno fatto sentire, non so, ma c'è il temporale, diciamo che è per quello. Merda, che succede? Ok. Boni. I fusibili sono là. Capisco un cazzo di corrente. Non mi pagano per riparare i fusibili. Usiamo un interruttore. Se non funziona, chiamiamo la manutenzione. Ok. Che cazzo è questo? Ok. C'è qualcuno qui. Esci fuori. Sappiamo che sei qui. Come ha fatto a non vedermi? Ciaone. L'hai presa. Bene. Presto, dentro. Oh, funziona, ok. Guida per uscire dal porto. Grande, che spettacolo! Non era meglio che guidasse l'altro che ha la divisa del lavoro qui? Ah, si lasciano passare? Facile del previsto. GG ragazzi, mamma mia.
carico! Abbiamo rubato un intero carico! Ci sono biocomponenti per tutti quanti! Non ce l'avremmo fatta senza Marcus. Ammirazione. Guarda qua. Ho scelto Jericho perché qui... qui gli androidi sono liberi. Liberi di vivere nell'ombra sperando che nessuno ci trovi. Liberi di morire in silenzio in attesa di una svolta che non arriverà mai. Ma non voglio quella libertà. Non voglio mendicare il diritto di sorridere, di amare ed essere rispettato. Non lo so, ma nel profondo io sento di essere diventato molto di più di quello che dicono. Sono vivo e nessuno può togliermi quello che sento. Il tempo della schiavitù è finito. Se non ci ascoltano, li costringiamo a farlo. Se non ci danno niente, ce lo prendiamo. Siamo persone. Siamo vivi. Siamo liberi. Che spettacolo, ragazzi! Ma che bella è stata sta missione qua. Poi questa aveva, penso, infatti, guardate qua, alternative possibili, 1 milione. Si poteva addirittura saltare tutto, guardate la linea lì in fondo. 73%, abbastanza persone hanno fatto più o meno che ho fatto. Eviti le guardie solo il 46%, provochi il blackout, quindi alla fine l'ho fatta diversa dagli altri, credo. Va bene, che super episodio questo. Spero vi sia piaciuto, anche abbastanza lunghetto, credo. Lasciatemi vedere, mi piace, raga. Non vedo l'ora di scoprire come va avanti questa cosa. Marcus sta diventando sempre più il leader di Jericho. Ci rivediamo domani con un nuovo episodio. Bella!